Che bella serata, ma ti ricordi quando ballavi la tarantella, i lupi dell'asilo? No, il gruppo, il coro dell'asilo, Il coro il dell'asilo. famoso gruppo che girammo il mondo portando in giro per il mondo le tradizioni calabresi. La tarantella. Dove siete stati? In giro per il mondo. Io mi ricordo in Canada, dove siete stati? La prima fu trasferta a Messina nel 59, avevo 6 anni. E mi Mamma mia. porta, mamma mia. E com'era bello quando si arrivava in Sicilia che c'erano i peloritani di Messina, altro gruppo folcloristico da fare paura. E all'epoca c'era mio padre, c'era mio zio. La famiglia Lombardi, stiamo parlando di una famiglia dedicata alla musica, possiamo dirlo. Eh sì, mio padre fu il primo a creare un'orchestra qua a Cosenza, Rai, che ancora non esistevano. Tuo fratello ha fatto l'inno del Cosenza che è Lupi tanto. Alè, Lupi a lupi ale. l'uomo cuore della vita, mi ha detto. E poi il padre Danilo ha detto: vieni a cantare in paradiso. Gioia mia. Eccomi qua. Sinegito prima motivo. Però lui aveva un sogno, portare i lupi nella canzone, poi l'ha E detto. pensa che lui morì il 1° settembre del 2013 e il Cosenza giocava in casa quella domenica. Ed è morto quella mattina, Mamma domenica. mia. E mo è lassù che si guarda E in mo si paradiso. guarda in paradiso. Boris Fondalo, Gormone, Simo, Cansi, Volucà, una fiera numerata tutta assieme a me cantò, Lupi Alè. E poi c'è pure Mario Gualtieri. Assolutamente sì, l'altro inno. Ragazzi, cantiamo insieme perché si sa. Ne stanno facendo un altro, boh, un altro inno ancora sta uscendo fuori. Ogni anno ne è uno. Ma quello è, diciamo, il pezzo forte, Lupi Alè, Lupi Alè, sì. è quella di Mario Gualtieri. Sì, i due pezzi. I due inni. Un ritornello scritto fuori. Ma secondo te ci andiamo in Serie Ma andare in Serie A non è, secondo me non c'è la mentalità perché secondo me come squadra quest'anno è competitiva anche perché ne sento parlare sia Sport Italia e sia Pressing, ne sento parlare, ne parlano bene del Cosenza. secondo te forse questa mentalità che ogni anno abbiamo lottato per salvarci e ci è rimasta sta cosa di accontentarsi, forse? Lo so. O no? Ne so qualcosa perché negli anni che furono, quando c'era Renzo Aldi, Gira la palla. io Geppino Scola, la Bonanima Osvaldo Siciliano e Paolo Rogato, abbiamo fatto un anno di campionato fuori casa. Sempre ci giocava fuori casa perché avevamo lo stadio squalificato. Erano altri tempi. Mario La Reggiana, c'è Nesta allenatore, l'ex Ma Goretti. questo allenatore non è male, Tu dici Nesta? eh? Sì. Non è male questo allenatore quest'anno a Cosenza pure, Ah, il nostro Caserta. non è male. Sì, c'è belle idee, è vero. Però diciamo che forse è un po' troppo offensivo. È uno che attacca. Rigore l'ha Se non fatto. attacchi non vinci. Se non fai gol non vinci. Mo sono due domeniche che non abbiamo segnato, anzi no, mo abbiamo segnato, Venturi ha fatto il gol. Però veniva due partite dove non è riuscito a fare gol. Ma nella vita mai dire mai. Assolutamente. E come la vedi mo? Domenica? Sabato, cioè. Domenica? È dura sabato, eh. È durina. E Durina sì. Speriamo bene, va. Sempre forza Lupe. Sempre. Thank you.
i self. No, lo sto facendo. Piero DJ si fa i self. Allora, quando si vince tutto è concesso. Non ho fatto un selfie, bensì ho fatto una fotografia ad un amico. Che sulla panchina. Vabbè, perché comunque è sempre un prestigio, è sempre un onore sedere su una panchina griffiata con senza calcio. Addirittura. Cioè, è ovvio. Ma non una qualunque, quella della sala stampa. Quella della sala stampa è un qualcosa. Quando di dico. Fantastico. Secondo no, è felice a dir poco, contento a dir poco. Si è sbloccato Gennaro, la cosa che mi interessa più a me è questa. Esatto, ma il problema è che uno, tutti non. Con Gennaro, tutto il rigore parato che ha buttato via tutta la maledizione, vai! L'ha appoggiata dentro lo stesso, però dobbiamo sottolineare anche una cosa, caro Pippo. Sì. Gennaro non si è mai bloccato, Gennaro è arrivato a oggi migliore in campo. Oggi migliore in campo insieme a Martino. Ma l'ho sempre stato. È sempre stato il migliore in campo. Gennaro è tornato e Gennaro non te ne andare mai più, rimani a casa, sempre. Abbiamo sbloccato il San Vito Marulla, non vincevamo da settembre, ottobre. Vabbè, però Pippo, due partite in casa, 4 punti, onesto. Va benissimo, va benissimo. Sì. Secondo me è onesto. 4 punti, 4 partite è andata magnifica. No, non solo questo, sempre in zona playoff. Ma secondo te, il mister si sente in discussione? Per favore. Sentiamo un bello punto. No, ma possiamo anche dire che magari è stata una battuta, forse. Allora. Cioè, visto che parliamo del derby, allora dall'altra parte Vivarini si dovrebbe sentire in discussione, potrebbe di fila poi. Non lo so, vabbè. Lasciamo. Il campo dirà quello che dirà. Vedremo. Intanto 3 punti. Partiamo a casa e arrivederci. Arrivederci. E grazie. Una volta ci siamo andati vicini. Si è sbloccato tutto io. Ci manca, si ha fumato il rigore. Però l'hanno messa dentro, che vuoi? Meglio così. Meno male, l'arbitro un po' incerto su tante situazioni, però. Un saluto a Goretti, glielo facciamo. Allora. Ciao direttore. Buonasera dottore. A dopo. Per la legge dei grandi numeri. Finalmente andiamo vinto. Però non mi vedo inquadrato, quindi. Sì. Ce l'ho grosso l'obiettivo. Sì, grande obiettivo c'è certo. Sì, finalmente, dopo tanto soffrire, oggi ci è andato un po'. Ma oggi abbiamo visto di tutto, rigori, non rigori, non annullati. Cioè, Baroni è stato la nostra cosa. La barba mi sta bene. Sì. Mi piace questo. Ma me la compro pure io. Va bene, ma Baroni era la nostra croce e delizia. Oggi invece è stato il mio tappone. 5 e mezzo. Ma perché hanno chiuso qua? Non lo so, dobbiamo mandare. Vogliamo la saletta i fotografi, vogliamo la nostra saletta pure. Noi siamo persone intime e ci vergogniamo. Giallone non c'è. Vabbè. Sei pronto? Sì, mi raccomando a Catanzaro, non ti investire qualcuno. Una volta ci siamo andati vicini.